Buon pomeriggio, in apertura andiamo subito alla Dacia Arena perché manca poco ormai al fischio d'inizio di Udinese-Brescia, amichevole che insomma attendiamo con tanta curiosità. Vi faremo vedere tra l'altro in diretta sul nostro canale il match, soprattutto per capire come sta l'Udinese in vista dell'imminente inizio o ritorno del campionato. Allora andiamo a farci raccontare tutte le ultime da Lorenzo Pausa. Buon pomeriggio. Sì, Giorgia, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri telespettatori. Ebbene, finalmente ci siamo. L'Udinese ritorna in campo esattamente 100 giorni dopo l'ultima apparizione qui alla Dacia Arena contro la Fiorentina nell'ultima gara di campionato giocata prima del lockdown. Oggi un test amichevole con il Brescia alle 18:30, un test molto importante per assaggiare il reale stato di forma dei bianconeri dopo queste prime 3 settimane di preparazione collettiva, dove ovviamente ci sarà da togliere un po' di ruggine, ma anche da acquisire subito fiducia in vista di quella che sarà poi la vera ripresa del campionato martedì prossimo contro il Torino. Un test fortemente voluto da entrambe le squadre che hanno ambizione di risalire la classifica nelle 12 partite che ci attendono dal 20 di giugno fino ai primi di agosto. Il vestito che vedremo addosso all'Udinese sarà presumibilmente quello che abbiamo visto nelle prime 26 giornate di campionato con il 3-5 5-2, che è il modulo ormai consolidato, e con gli interpreti che grosso modo saranno quelli che conosciamo, con un unico ballottaggio lì nel mezzo, nel ruolo di regista tra Mandragora e Jaialo. Un poco più difficile da definire la formazione del Brescia, visto che mancano parecchi elementi, soprattutto non ci sono i due difensori centrali e manca poi là davanti Mario Balotelli. Vedremo quindi anche quelli che saranno i ritmi imposti in questa partita. Si prevede comunque una partenza su ritmi un poco più blandi per poi andare via via in crescendo. E allora appuntamento alle 18:30 qui alla Dacia Arena con telecronaca di Francesco Pezzella. Vi mostreremo quindi le immagini live dal momento che ancora non è possibile aprire gli stadi al pubblico, ma un primo antipasto di calcio bianconero per i nostri tifosi. A te. Grazie, grazie mille Lorenzo. Tra l'altro già dalle 18 saremo live con un pre-partita, quindi già dalle 18 insomma potrete sentire tutto quello che riguarda questo match, che di fatto è un piccolo esame in questo momento per gli uomini di Gotti. Giornata tra l'altro dedicata al tema esame, perché oggi è stato l'inizio della prova di maturità per circa 9.000 studenti della nostra regione. Chiaramente la prova di maturità è sempre un'emozione, lo è stata anche oggi in un contesto a dir poco anomalo, niente prova scritta, solo un colloquio orale. Andiamo a sentire come l'hanno vissuta gli studenti. Sicuramente è stata molto diversa, molto particolare, perché con la mascherina oppure senza la mascherina, mantenere le distanze, disinfettare prima di entrare, disinfettare prima di uscire. È stato abbastanza impegnativo, ma anche abbastanza particolare, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Ma abbastanza interessante, dai, diciamo, è stata un po' una cosa diversa dal solito. I professori sono stati molto gentili, molto, molto disponibili, ci hanno anche molto aiutato in questa fase abbastanza difficile che abbiamo passato, ed è andata abbastanza bene, dai. Da quello che mi ha detto il primo che è uscito, era, pensavo, il doppio più facile. Però vabbè, è andata come è andata. Adesso si fa fast, boh, esiti, spero bene, anche se prendo poco, insomma, non mi interessa, perché non ci facevo più, e quindi basta, niente. Mi spiace perché, cioè, sono 5 anni qua che finiscono, però, insomma, sono stati belli. Invece. Stanotte, notte in bianco, sei riuscita a dormire? Ah, ho dormito un po'. Ok. Ai tuoi colleghi che faranno gli esami i prossimi giorni, qualche dritta gliela diamo? Non abbiate paura, sicuramente, è una cosa molto più semplice e ci sono i professori che avete visto per 5 anni, quindi vi daranno sicuramente una mano e non abbiate paura.
Ma un'esperienza senz'altro che ricorderò perché quest'anno appunto è stata dura per via dell'emergenza coronavirus, però è stata comunque un'esperienza molto bella e sono veramente soddisfatta perché concludere 5 anni così è un po' triste, ma alla fine è veramente una soddisfazione, sono proprio contenta. La commissione era quasi tutta interna, i professori li promuoviamo o li bocciamo? Insomma. Sì, li promuoviamo, sono stati molto bravi. Facile, facile. Io dico ai miei compagni futuri, andate tranquilli che si sta poco ed è veloce, e tranquilli. Veloce e tranquillo dunque, ma sicuramente anche per i professori, il personale docente, comunque è stata una situazione completamente nuova. Andiamo a sentire anche loro. Sono impegnati circa 100 ragazzi, sono 5 quinte, sono diremo così, ritornati dopo mesi di didattica a distanza. La situazione è un po', diremo così, imbarazzante per alcuni aspetti perché siamo con le mascherine, i ragazzi sono anche senza poi compagni, no? Sono accompagnati solo da un genitore o da un amico, quindi una situazione un po', diremo così, asettica, no? Un po' fredda. Tra un ragazzo e l'altro c'è anche il problema dell'igienizzazione. Cosa Certo. fate e come riuscite, insomma, in qualche modo a colmare questa richiesta? Il personale è pronto a, diremo, a igienizzare la stanza, c'è all'ingresso anche, no, la possibilità appunto di igienizzare le mani, quindi c'è, la pulizia è garantita comunque dal Il nostro istituto quest'anno saranno chiamati a sostenere l'esame di Stato 552 candidati, quindi è un impegno notevole per quanto riguarda il numero, ma diciamo, l'esperienza del passato ci ha aiutato. Chiaramente la novità di quest'anno è che abbiamo dovuto tener conto di quelle che sono le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e quindi, come tutte le scuole, anche noi abbiamo adottato il nostro protocollo per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. I ragazzi rispetto agli altri anni non avranno prove scritte, ma solo una prova orale. Ci racconta poi in cosa consiste questo mega colloquio? Esattamente, la novità che il ministro ha voluto introdurre quest'anno ha dovuto chiaramente tener conto del fatto che l'esame si sarebbe dovuto svolgere in una modalità diversa, per cui non ci sono più le prove scritte, ma l'esame consiste solamente in un colloquio orale. È stato modificato anche il peso del punteggio, i candidati si presenteranno con un massimo di 60 punti per quanto riguarda il credito scolastico e i rimanenti 40 punti saranno messi a disposizione per quanto riguarda la prova orale. E in questo giorno importante per la scuola ha parlato il ministro Azzolina. Non riaprire le scuole, ha detto, è una ferita che mi porterò dietro per sempre. Oggi per me qui a Bergamo è un giorno molto importante, questo è uno dei territori che ha sofferto di più in assoluto nel paese, le prime immagini li ricorderemo per sempre, quindi la presenza dello Stato era assolutamente doverosa. È una giornata emozionante perché fare gli esami di Stato in presenza non era assolutamente scontato, non è stata una passeggiata, alcuni paesi europei li hanno ancillati, quindi questi esami di Stato rappresentano un po' un trait d'union con quello che sarà il nuovo anno scolastico. Questi esami di Stato non concludono quest'anno scolastico, ma se volete riaprono al prossimo. Quindi io sono molto felice di rivedere le scuole oggi riaperte. Abbiamo fatto una proposta alle regioni per il 14 di settembre, se intendiamo il riportare tutti gli studenti a scuola, ma già dal 1 settembre le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti e le studentesse che sono rimaste un po' più indietro. Quindi già dal 1 settembre si potrà tornare. Assolutamente sì. Ma sa, io ho dedicato tutta la mia vita alla scuola, da docente, da ministro. Doverle chiudere le scuole per me è stato uno struggimento, una ferita che mi resterà dentro per sempre, quindi io sono veramente felice di rivederle aperte. Incontrerà gli studenti. Gli studenti sono la cosa più importante per me che esiste nel paese, studenti e studentesse, quindi sarò ben felice di incontrarli e di parlare con loro.
La scuola è stata sempre al centro dei pensieri di questo governo. Io chiedo ancora tutt'oggi quale sarebbe stata l'alternativa alla didattica a distanza in un momento in cui eravamo tutti chiusi a casa. Abbiamo fatto di tutto per restare vicino ai nostri studenti e ringrazio tutto il personale scolastico, le famiglie e gli studenti perché hanno dato una grandissima prova di resilienza. Chiaro, non ha funzionato dappertutto nello stesso modo. Abbiamo investito subito dei soldi per comprare tablet, PC, per arrivare alle commissioni, ma ricordiamoci sempre il periodo che abbiamo vissuto, non dimentichiamolo, penso che l'Italia debba avere memoria storica di quello che è accaduto negli scorsi mesi. Ce l'abbiamo messa tutta. Oltre 6 milioni di euro arrivano in Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle risorse previste dal decreto rilancio a favore della scuola. Lo ha reso noto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella. Il Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato, può godere di 365.000 euro per consentire gli esami di maturità in presenza, mentre 6 milioni saranno destinati agli interventi per l'inizio del prossimo anno scolastico. I fondi serviranno ad esempio per acquistare dispositivi di protezione e igienizzanti, per le pulizie e le sanificazioni, per la formazione e l'aggiornamento del personale, per l'adeguamento dei laboratori, per la didattica a distanza, per servizi di assistenza medica o psicologica. E a proposito del prossimo anno scolastico, ancora una volta il Veneto fa un po' da precursore. Oggi il governatore Zaia ha divulgato le linee guida per la scuola, ma manca ovviamente la validazione del governo. Sentiamo. E tutto questo ragionamento vi voglio dare prima un paio di notizie. La prima notizia, oggi vi divulghiamo, eccola qui, le linee guida delle scuole. Poi vi diamo la scheda. Sono linee guida che fondamentalmente, me lo ricorda anche l'assessore Lanzarin, sono linee guida, intanto sono le linee guida della conferenza delle regioni, prima cosa da dire. Sembrano accettate, diciamo in buona parte, dal Ministero della Pubblica Istruzione, però a tutt'oggi non abbiamo ancora una conferma della validazione, però penso sia corretto che insomma la comunità venga edotta di quello che è stato il lavoro delle regioni, ovviamente con capofila la Regione del Veneto. Queste linee guida, lo vedrete, sostanzialmente prevedono i varchi e l'ingresso nelle scuole, che sono cose sostenibili, no? Misura della temperatura corporea, l'igienizzazione, il tema delle scarpe piuttosto che delle mani. Questo lo possiamo chiedere a dei bimbi che vanno elementari o qualcun altro che è in età, diciamo, scolastica nella scuola dell'obbligo, e anche gli operatori. Dopodiché la mascherina la si porta fino all'arrivo al banco. Il banco avrà ogni studente, deve essere garantito uno spazio vitale di 2 metri quadrati, quindi ci sarà un distanziamento tra i banchi, non saranno più attaccati come prima. E qui si apre anche lo scenario, le aule troppo piccole, non troppo piccole, ma insomma questa è la linea guida. La distanza dall'insegnante che insegna deve essere almeno di 2 metri, invece non c'è distanza di 2 metri tra un banco e l'altro, questo è ovvio, no? Perché se garantiamo 2 metri quadrati a bimbo vuol dire che non è che possiamo dare 2 metri da banco a banco, perché se non ci sono più 2 metri quadrati, diventano 5-6 metri quadrati. Questo è un problema proprio matematico. E la mascherina non la si porta durante le lezioni, qua avete poi tutte le casistiche, la si indossa solo per uscire, che so, andare al bagno o uscire di classe o per gli spostamenti, dall'aula o per gli spostamenti. Sulla ricreazione c'è l'opzione, per evitare assembramenti, di farla in loco, cioè fare il riposo per quanto possibile. Io penso che i bimbi, penso agli elementari, hanno anche il diritto di correre, di fare un po' gli scalmanati, no, durante la ricreazione. Vabbè, c'è una delle alternative, è quella eventualmente, ipotizziamo il giorno di pioggia, non li puoi tenere nei corridoi perché sennò viene fuori una cacca dentro nei corridoi della scuola, quindi resteranno al banco, insomma si organizzeranno. E poi tutta una serie di accorgimenti. Noi vi consegniamo le linee guida in modo tale che anche i cittadini sappiano su che fronte stiamo lavorando. Il Premier Conte alla Camera per l'informativa in vista del Consiglio dell'Unione Europea. Il Parlamento voterà su proposta definitiva. Il Governo è unito sul progetto di riforme ambizioso. Sentiamo. Tengo doveroso fornire un aggiornamento al Parlamento in vista
della videoconferenza del Consiglio europeo che si terrà venerdì 19 giugno riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il cosiddetto Next Generation EU, che come noto completano le componenti dell'articolato pacchetto di risposta europea alla crisi, per non parlare delle massicce e imponenti misure monetarie che sono state messe in campo dalla Banca Centrale Europea con diversa intensità. Anche se non rientra nel perimetro di questa informativa, vi confermo che il Governo vuole farsi trovare pronto all'appuntamento con gli strumenti di finanziamento europeo e già in questi giorni ha avviato un'ampia consultazione con tutte le forze politiche, produttive, sociali e culturali del Paese per elaborare un piano di rilancio da cui poi potrà successivamente essere ricavato il più specifico recovery plan che l'Italia presenterà in adesione al programma Next Generation EU, prossimo settembre in particolare. Quando il progetto italiano avrà una fisionomia sufficientemente completa, il Governo verrà doverosamente in Parlamento per riferire sui suoi contenuti, pronto ad accogliere proposte e suggerimenti. Questo perché, come ho ripetuto più volte, le risorse che al termine del negoziato verranno messe a disposizione dall'Europa non potranno essere gestite dal governo in carica come un proprio tesoretto. Costituiranno una base importante per finanziare il rilancio del nostro Paese ed è evidente che per questo obiettivo ambizioso occorre la collaborazione e la condivisione di tutti. Il nostro Paese, e questo è il nostro obiettivo, deve tornare a credere in se stesso e a condividere obiettivi ambiziosi comuni, al di là delle divisioni politiche. Ma torniamo all'oggetto dell'informativa. La prossima riunione del Consiglio europeo si terrà ancora in modalità telematica. Dovrà aprire la strada a un accordo di qualità sui nuovi strumenti di supporto alla ripresa economica europea e sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea. Perché il Consiglio possa pronunciarsi con un voto, con una decisione finale, manca ancora un elemento essenziale: la proposta formale di un nuovo quadro finanziario pluriennale da parte del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. E siamo alla cronaca: 17 cittadini, di cui 15 stranieri di varie nazionalità e 2 italiani, sono stati denunciati e segnalati a varie procure della Repubblica al termine di una serie di controlli della squadra mobile di Udine. Sono ritenuti responsabili della predisposizione di contratti di lavoro fittizi per ottenere il permesso di soggiorno. L'indagine si avvalsa della collaborazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura. Per 2 cittadini ghanesi è scattata la segnalazione per false attestazioni alla procura, perché al loro ingresso clandestino in Italia per ottenere asilo politico avevano dichiarato di provenire da nazioni come Liberia e Sierra Leone, dove sono in corso guerre civili. Denunciati per falso 2 cittadini albanesi. Uno aveva dichiarato di aver assunto il connazionale in un esercizio commerciale, ma l'operazione era solo virtuale poiché il presunto dipendente non poteva essere regolarizzato essendo entrato in Italia clandestinamente. A seguito della richiesta di permesso di soggiorno di un cittadino kosovaro sono inoltre emerse irregolarità da parte di una ditta edile di Treviso gestita da un suo connazionale. È così emerso che 6 kosovari risultavano assunti senza versare i contributi previdenziali assicurativi, con un'evasione di decine di migliaia di euro. Un ultras della curva nord dell'Udinese, cittadino italiano di 25 anni, residente a Udine, pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, già noto alle forze dell'ordine per episodi violenti, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate e allontanamento dagli impianti sportivi con DASPO di 4 anni. Per 2 anni inoltre dovrà presentarsi e firmare in questura in occasione delle partite casalinghe dell'Udinese. Le misure sono state disposte per l'aggressione avvenuta il 16 febbraio scorso ai danni di un tifoso del Verona. In quell'occasione, poco prima dell'inizio della partita, 2 fratelli, entrambi tifosi dell'Hellas, avevano raggiunto la zona dello stadio a bordo dell'autobus di linea. Si erano quindi diretti a piedi verso l'impianto quando un ultra dell'Udinese, notati 2 ragazzi che indossavano le sciarpe giallo-blu della loro squadra, si è avvicinato brandendo una cinghia. I 2 fratelli spaventati erano fuggiti, ma l'aggressore, ricorrendoli, era riuscito a colpirne uno, ferendolo alla testa con la fibbia della cintura. Gli investigatori della Digos sono risaliti al 25enne grazie alle testimonianze e all'analisi dei sistemi di videosorveglianza.
L'accordo di programma per la riconversione industriale della ferriera di Trieste verrà sottoscritto nei prossimi giorni, e quanto emerso durante una videoconferenza a cui ha partecipato tra gli altri il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, che questa mattina, riporta una nota del Mise, ha avuto un colloquio con l'AD di Fincantieri Giuseppe Bono, durante il quale è stata confermata la disponibilità dell'azienda a individuare, anche con il coinvolgimento di società fornitrici del gruppo, una soluzione concreta al futuro occupazionale dei lavoratori che potrebbero non rientrare nel perimetro delle attività previste dalla chiusura dell'area a caldo della ferriera. Per questi lavoratori la Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l'impegno a supportare la loro ricollocazione attraverso un percorso di formazione. Andiamo al mare, ora si apre la stagione a Grado, ma gli albergatori sono preoccupati. Questa stagione potrebbe portare la metà del fatturato rispetto all'anno precedente, a pesare anche le campagne mediatiche negative diffuse all'estero. Sentiamo. Domani il Laguna Palace di Grado riaprirà i battenti con la metà dei dipendenti e pochi ospiti. La speranza però è quella di vedere man mano crescere gli arrivi dall'Austria e della Germania, storico bacino di utenza che rappresenta circa l'80% del target di riferimento della struttura. Come tanti albergatori alle prese con una stagione difficile, il direttore Giuseppe Falconeri, che abbiamo sentito telefonicamente, non perde le speranze. Siamo moderatamente positivi, ci ha detto, questa sarà una stagione di recovery e quindi sappiamo cosa possiamo aspettarci. Speriamo di poter raggiungere la piena occupazione dell'albergo. Per agosto la ripartenza sarà sicuramente lenta e frenata dagli equilibri internazionali. A dare una mano a Grado, destinazione che risentirà particolarmente della sua vocazione internazionale, c'è il fatto che possa essere raggiunta facilmente in auto, evitando i trasporti aerei che psicologicamente possono frenare ulteriormente i flussi. Non sarà una stagione comparabile con gli scorsi anni, chiarisce Falconeri, consulente turistico responsabile di molte altre strutture in Italia, Venezia, Bologna e Sardegna, ancora tutte chiuse, ma almeno possiamo riaprire, stimiamo un 50% di perdita del fatturato rispetto al 2019. Al lavoro ci saranno la metà dei nostri dipendenti, ma speriamo di poterli occupare tutti per agosto. Secondo il manager però è impossibile costruire una domanda interna in poche settimane. Puntare sugli italiani sembra una missione difficile da realizzare. Contiamo sull'affetto e la fidelizzazione di Austria e Germania. Purtroppo molte campagne mediatiche negative all'estero hanno danneggiato severamente tutto il turismo italiano. In Friuli Venezia Giulia, la regione e gli enti di coordinamento hanno lavorato bene, soprattutto per il contenimento del virus, una strategia che ci ha tutelato. Purtroppo a livello italiano i ministeri competenti hanno fatto pochissimo, il 13% del PIL del nostro paese si meritava un'attenzione maggiore. Un flash dall'autostrada, c'è stato un incendio di un'autovettura sulla 28, la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta all'altezza dello svincolo per Porcia. A bordo tre donne di Bassano del Grappa che sono rimaste illese. I vigili hanno spento l'incendio e supportato le persone coinvolte sul posto, Polstrada e ausiliari del traffico. E ora andiamo a Leproso di Premariacco, dove è aperta la mostra a cielo aperto dedicata alla scultura del Novecento. Riapre dopo il lockdown la Braida Copetti a Premariacco con una mostra che vede più di 50 sculture tra inediti e collezione permanente in un percorso esclusivo che unisce arte e natura. 2 ettari nel verde, 25 grandi sculture di artisti internazionali che dal 2018 costituiscono la collezione permanente, a cui sono state aggiunte altre opere di piccole e medie dimensioni degli stessi autori e numerose new entries. 50 sculture che sono inserite in un contesto naturale, composto da una serie di piante che sono le piante tipiche della campagna friulana, che noi abbiamo rivisitato, abbiamo reinterpretato e abbiamo collocato secondo un progetto di riproposizione di un'antica braida in chiave moderna. È l'occasione per conoscere grandi scultori del Novecento, tra cui Mario Negri con le nuove opere, Grande Grembo, Gran Personaggio, Tutta una vita insieme, oltre che le pietre sonore di Pinuccio Sciola. Fra le tante novità meritano il ritratto di Guttuso di Antonietta Raffaele e opere come la fioritura di Alic Cavaliere, scultore che nel frattempo è entrato a far parte della scuderia di Copetti Antiquari. Della collezione permanente imperdibili maestri friulani del Novecento, Mirko e Afro Basaldella, Marcello Mascherini, Luciano Ceschia e anche i contemporanei Nane Zavagno, Angelo Brugnera, Pietro Carlesso, insieme a grandi nomi italiani e internazionali come Giacomo Manzù, Dujan Jamonia e il coreano Kim Seung-hwan. La mostra è aperta fino al 5 luglio, il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20, il sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. Tutti i giovedì le visite guidate sono su appuntamento.
Torniamo allo sport con cui abbiamo aperto, ricordandovi ovviamente l'appuntamento dalle 18.30 dell'amichevole tra Udinese e Brescia che potete vedere live sul nostro canale e appuntamento anche col prepartita live a partire dalle 18. Sono invece giorni di attesa per il Pordenone che sta cercando di capire se sabato sera scenderà in campo contro il Venezia. Si attende l'ok del governo che deve modificare il protocollo sulla quarantena. Intanto oggi riparte la Serie B con Ascoli Cremonese. È ancora nebuloso il futuro del Pordenone che dovrebbe ricominciare il suo campionato di Serie B sabato sera contro il Venezia. Il problema però è che tra i lagunari è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Si tratta di Gianfilippo Felicioli, risultato positivo sia venerdì scorso sia lunedì al quinto e sesto ciclo di tamponi che vengono ripetuti ogni 48 ore. A confermarlo ieri è stata la stessa società veneta. Fortunatamente però tutto il resto della squadra è negativo e ha ripreso gli allenamenti. La partita contro il Venezia quindi resta ancora un rebus per il Pordenone e il motivo è semplice. Al momento attuale non c'è ancora il via libera da parte del governo alla proposta della FIGC, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico, di porre in quarantena il singolo contagiato e non tutta la squadra. Si attendeva una fumata bianca che però non è arrivata. Ora tocca ai ministri di Sport e Salute, Spadafora e Speranza, sbloccare la situazione, anche se i tempi sono davvero strettissimi. Nel frattempo Tesser cerca di tenere sulla corda i suoi e continua le esercitazioni tattiche in vista dell'esordio. Gavazzi è ancora il favorito per il ruolo di trequartista, anche se Tremolada scalpita. Intanto stasera il campionato cadetto riparte ufficialmente con il recupero tra Ascoli e Cremonese. Venerdì saranno ripetuti i test molecolari e se verrà confermata la negatività di tutto il gruppo squadra del Venezia, allora la gara sabato sera si disputerà, sempre che venga resa esecutiva in tempo la modifica al protocollo sanitario. Ci fermiamo qui, l'informazione di Udinese TV torna in diretta con un'edizione flash tra il primo e il secondo tempo del match tra Udinese e Brescia e poi questa sera alle 22.30 nell'edizione della notte. Grazie per averci seguito, a più tardi.